Ciao, benvenuto e benvenuta. Oggi parliamo di tre azioni per attirare persone giuste per te. Questo argomento perché lo sto trattando? Perché è stato una rivelazione da parte mia quando ho capito come mai avevo determinati tipi di persone attorno a me e non riuscivo a capire perché fossero tanto diverse da me. Indagando in fondo, ho scoperto che non erano tante diverse da me, ma esaltavano molto di più rispetto a me determinati tipi di carattere. Ti spiegherò meglio. Partendo dal fatto che le relazioni sono vitali per noi, sono la base della vita. Noi viviamo per relazioni, l'essere umano non è fatto per stare solo. Sì, per alcuni periodi sì, ma non per tutta la vita. Normalmente quando hai un obiettivo in mente, quando vuoi raggiungere un successo, un progetto o comunque un lavoro, normalmente devi avere tante persone intorno a te, delle relazioni con altre persone per poter raggiungere appieno quell'obiettivo, quel successo che vuoi raggiungere. Cerca di cominciare a volare con le aquile, cioè persone che siano simili a te, persone che riescano ad essere in sintonia con te il più possibile. E perché questo? Perché più riuscirai ad avere persone come te sulla tua stessa lunghezza d'onda, reazioni positive, tutto sarà spianato. Quando invece avrai persone che ti faranno star male e che diciamo metteranno a repentaglio l'equilibrio che hai fra relazioni e emozioni, tutte le tue energie saranno assorbite da quello. Esempio classico: stai con una ragazza o con un ragazzo, sei innamorato di questa persona, questo ragazzo ti lascia, ti spezza il cuore. A quel punto tutto quello che stavi facendo prima fino a quel punto lì non ha più senso e tutte le tue energie sono concentrate su star male, ripensare a quei momenti, farti le domande e chiederti perché. Questo è un esempio lampante. Ci sono tre punti, secondo me, fondamentali per diciamo attirare persone giuste per te. Ti sto parlando della mia esperienza, ovviamente. Allora, la prima cosa fondamentale in tutte le relazioni, stabilisci dei limiti, sempre. Chiunque tu abbia davanti, stabilisci sempre dei limiti. E voler bene alle persone vuol dire anche dirgli di no, perché in questo modo li facciamo crescere. Esempio, se hai un amico o un'amica che è sempre ritardatario, e tutte le volte stai zitto, non dici niente, non dici niente, lui continua a ritardare, lanci un segnale. Come se quello che lui sta facendo sia giusto, quando in realtà non lo è per te, perché è una mancanza di rispetto. Qui stiamo parlando di rispetto, è una cosa fondamentale. E quindi cosa succederà? A cominciare a attirare persone come te, cioè che lasciano andare le cose, non sono poco serie, non hanno rispetto per te, e di conseguenza ne sarai completamente circondato. Se invece prendi quella persona, dopo la prima volta succede, gli chiarisci le cose, ci parli, c'hai una conversazione seria, pulita, gli dici: guarda, non fare più così perché a me non piace, cerca di portarmi più rispetto perché se lo facessi a te non ti piacerebbe, e via dicendo. Questa persona migliora e attirerai tutte persone con la mentalità aperta, che sono disposte ad ascoltarti, persone che capiscano la tua autorità, capiscano che hai delle regole da far rispettare, loro le rispetteranno per il tuo rispetto. Il rispetto è la base, il rispetto è conversazione, parlare con una persona è la base delle relazioni di qualunque genere, che sia familiare, che sia di amica o che sia amorosa. Un altro punto fondamentale: devi dire addio alla dipendenza. Questa è una delle parti più difficili in assoluto. Tante volte siamo dipendenti da qualcuno. Ma la dipendenza porta solamente a uno strascico interiore immenso, infinito e uno spreco di energie immane.
Prima cosa fondamentale, non dipende da nessuno, da nessuno devi dipendere, nemmeno dai tuoi genitori, devi essere completamente autonomo o autonoma, sempre. Un'altra cosa è non basarti su relazioni tossiche. La dipendenza verso un'altra persona, perché magari non ti vuoi sentire solo o vuoi essere apprezzato da quest'altra persona, ma in fondo non c'è altro, lasciale andare. Non ti ci stare a confondere. Come anche con collaboratori che sì sono bravi, ma comunque hanno dei comportamenti che non devono avere, non sono rispettosi, lasciali perdere. Circondati solamente di persone valide per te, persone che, come ti ho detto prima, sono sulla tua stessa lunghezza d'onda e ti riescono a capirti bene. Il resto lascialo fuori. Meglio scremi, meglio è. Meglio pochi ma buoni, come dice il detto. Cosa fondamentale? Siamo noi a creare le nostre emozioni. Cioè, siamo noi a creare le nostre emozioni e il nostro modo di vedere e pensare, non altre persone e non l'ambiente esterno. Cosa vuol dire? Se noi siamo persone equilibrate e magari ci troviamo davanti a un tramonto, davanti a un mare, davanti comunque a uno spettacolo della natura, le nostre emozioni, i nostri modi di pensare, e anche la nostra mentalità è quella che ci fa emozionare davanti a un tramonto, davanti al mare, davanti allo spettacolo della natura, non tanto la natura stessa, è il punto di vista che noi abbiamo. Perché se prendi 100 persone, magari 30 persone si emozionano, altre 30 non gliene frega niente, e altre 40 magari guardano il cielo senza capire dove sono. Dipende dal nostro punto di vista. È da come noi vediamo la vita attraverso i nostri occhi. Quindi capisci e controlla le tue emozioni sempre. E, punto numero 3, pensa come ti senti. Cosa fondamentale? Cerca sempre di capire quello che provi per quell'altra persona, se è una cosa vera o no. Perché se hai di minimo di dubbi, se capisci che quello che provi non sei totalmente sicuro al 100%, lascia la situazione. E circondati di persone che veramente vogliono bene a te e che veramente tu li vuoi bene a loro. Sempre. Ci vogliono relazioni sane per avere una vita sana e equilibrata. Sempre. Relazioni malsane, toglile subito e vai avanti. Lo so che è più facile dirlo che a farlo, ma te lo dico per esperienza. Una volta fatto, ti senti totalmente più leggero, più libero, pieno di energie e con la mentalità più fresca e attiva. Non c'è nemmeno paragone. Quindi, arrivando alle conclusioni, l'amore e l'affetto non è l'unica cosa che conta in una relazione di qualunque tipo, ma è tutto il contesto che conta, tutto. E so che ci sono tante relazioni difficili, lo so, però l'importante è trovare prima la via per capire te stesso, cosa vuoi, come lo vuoi. Come si è fatto? Devi capire te stesso in primis e poi dopo potrai capire gli altri e trovare persone come te. Ma se prima te non capisci te stesso, non puoi pretendere di capire gli altri e viceversa. L'importante è questo. E quindi devi avere una mentalità molto più aperta e molto più elastica del normale. Perché ci sono vari tipi di situazioni che dipendono da persona a persona. Io mi auguro di essere stato abbastanza esaustivo e ti invito ad iscriverti al mio canale e a cliccare sulla mia campanella per rimanere sempre aggiornato sui miei video. E ti invito a guardare il webinar di Business Box Italia che troverai qui sotto, penso, per vedere come il programma Mentor, che è uno dei programmi di Business Box Italia, può veramente agevolarti a migliorare la tua vita e la tua mentalità, come ha fatto con me. Ti invito caldamente a guardarlo perché è qualcosa di stupefacente. Io ti ringrazio per il tuo tempo, per aver visto questo video. Ti invito a scrivere nei commenti cosa ne pensi, se anche te hai avuto situazioni analoghe alle mie e la tua situazione attuale perché sono interessato. I vari feedback, comunque storie differenti, fanno sempre piacere perché comunque sono punti di vista differenti, puoi sempre imparare qualcosa.
Ti ringrazio ancora, ti invito ancora a iscriverti al mio canale, clicca sulla campanella e ci vediamo alla prossima volta. Ciao, grazie.